Blitz, al cimitero di Erice due arie sono state sequestrate da carabinieri e personale della forestale dopo il ritrovamento di resti di ossa in un terreno limitrofo al Camposanto. Il sindaco Tranchida, provvedimento abnorme. Trapani, tragedia in un B&B, una ragazza di 24 anni è stata rinvenuta a cadavere nella struttura ricettiva di via Rocco Solina. La polizia ipotizza un caso di overdose. Sbarcati più di 500 migranti, gli extracomunitari sono giunti questa mattina al porto di Trapani, tra di loro i cadaveri di un uomo e di una donna. Liberi Consorzi, abbiamo scherzato. In aula ieri pomeriggio l'ARSA ha votato l'ennesimo rinvio per la costituzione dei Liberi Consorzi, che dovranno definitivamente sopprimere le ex province. E per lo sport è questa la strada giusta. Capitan Pagliarulo ha commentato la prima vittoria stagionale. Domenica si va a Verona contro la capolista. La Pallacanestro Trapani si appresta ad affrontare Ferentino. Eccoci nuovamente in diretta con la nostra seconda edizione del TG. Blitz al cimitero di Erice, sequestrate due arie, il sindaco, provvedimento abnorme. Il servizio. Due aree del cimitero comunale di Erice sono state sequestrate ieri mattina da carabinieri e personale della forestale nel corso di un blitz scattato a pochi giorni dalla commemorazione dei defunti. Il provvedimento è stato adottato in seguito al rinvenimento di resti di ossa, teschi e urne in un terreno limitrofo al Camposanto della Vetta, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo padiglione per le sepolture affidate dall'amministrazione comunale ad una ditta privata. Il sindaco Giacomo Tranchida parla di provvedimento abnorme e ha già dato mandato all'avvocato del comune Giuseppe Rando affinché segua l'evolversi della vicenda. Sarà avviata un'indagine interna per accertare eventuali responsabilità degli uffici dell'ente, ovvero dell'impresa che si è appaltata agli interventi. Al tempo stesso il Comune chiederà il dissequestro delle due aree. I nuovi collegamenti da Trapani Birgi per Roma, Parigi e Barcellona con People Fly. Dal 4 novembre con voli charter a partire da 59 euro. Acquistabili su peoplefly.it e nelle Fly Agency Authorized locali. Voli bisettimanali per Barcellona El Prat e Parigi Orly a prezzi super competitivi, tasse incluse. People Fly. Dall'aeroporto di Birgi, una nuova compagnia for Fly the People. Tragedia a Trapani, una giovane donna è stata rinvenuta morta in un bed and breakfast di via Rocco Solina. Si ipotizza un caso di overdose. Il servizio. Rinvenuta priva di vita in un bed and breakfast di Trapani, si chiamava Roberta, Roby per gli amici, ed aveva 24 anni, originaria di Palermo, ma residente da tempo in città. L'allarme è scattato ieri intorno alle 12.30 in via Rocco Solina, dove si trova la struttura ricettiva Ceramira, che la ragazza gestiva e che per il momento era chiusa. Roberta è stata rinvenuta in una stanza al terzo piano del palazzo. Era a letto, vestita. Sul comodino sarebbe stata ritrovata una siringa da insulina. La polizia ipotizza che si possa trattare di un caso di overdose. L'ispezione cadaverica, eseguita dal medico legale Saverio Urso, avrebbe riscontrato la presenza di segni di agopuntura. Maggiori certezze sulle effettive cause del decesso si avranno tuttavia quando verrà eseguita l'autopsia. A chiedere l'intervento degli agenti è stato il padre, avvocato palermitano. La madre, invece, è impiegata all'Agenzia delle Entrate di Trapani. In mattinata l'uomo aveva cercato, senza successo, di contattare la figlia telefonicamente. Così si è precipitato al bed and breakfast. Ha bussato alla porta senza ottenere alcuna risposta. Preoccupato che a Roberta fosse accaduto qualcosa di grave, ha chiamato il 113. Sono intervenuti gli agenti della squadra volante che hanno fatto la macabra scoperta. Lo scorso mese di agosto un turista venne ritrovato cadavere in un altro bed and breakfast del centro storico di Trapani, ma quella di via Rocco Solina è un'altra storia. Con l'accusa di tentato furto, i carabinieri di Partanna hanno arrestato Antonino Musacchia, di 22 anni. Il giovane avrebbe tentato di mettere a segno un furto all'interno degli uffici della cantina sociale La Saturnia di Contrada Camarro. Più di 500 migranti sono giunti questa mattina al porto di Trapani, tra di loro i cadaveri di un uomo e di una donna morti durante la traversata. Dalla nave militare maltese, ormeggiata al molo di Solella, hanno fatto scendere per primi i due cadaveri, quelli di un uomo e di una donna, morti durante la traversata. Le salme sono state sistemate nelle casse adagiate, una accanto all'altro, sulla banchina.
Poi lo sbarco dei 530 migranti di variegata etnia, soccorsi martedì scorso al largo delle coste libiche in due distinte operazioni. Tra di loro molti minori e donne incinte. Questa mattina sono giunti al porto di Trapani, dove ad attenderli c'era la solita task force preposta all'accoglienza. Gli extracomunitari hanno ricevuto una prima assistenza sanitaria nelle tende da campo allestite al molo. Poi, ultimate le formalità di rito, sono stati accompagnati a bordo di pullman scortati dalle forze dell'ordine all'hotspot di Contata Milo, dove saranno avviate le procedure per la loro identificazione. Frattanto, sono già al lavoro gli agenti della squadra mobile e i militari della Guardia di Finanza che hanno avviato le indagini per individuare se tra i profughi vi siano gli scafisti. Nelle prossime ore gli investigatori ascolteranno uomini e donne, protagonisti dell'ennesimo viaggio della speranza. E il direttore generale dell'ASP, Fabrizio De Nicola, ha incontrato i sanitari addetti agli sbarchi dei migranti a Trapani. Sono orgoglioso di come la squadra che abbiamo creato per l'assistenza sanitaria ai migranti durante gli sbarchi opera direttamente in banchina sia in termini di accoglienza che di gestione delle emergenze per un punto di triage sotto bordo che è divenuto un vero ospedale da campo. Lo ha detto il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabrizio De Nicola, incontrando la task force di 2 medici e 15 infermieri professionali dell'area di emergenza-urgenza dell'ospedale Sant'Antonio Abate che, insieme ai medici del servizio Igiene e Sanità Pubblica e all'equipe di psicologi dell'ASP sono il braccio operativo sanitario durante gli sbarchi dei migranti al porto di Trapani. Presenti all'incontro anche il direttore sanitario Antonino Siracusa e Francesco Di Gregorio, capo del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP ed Event Manager agli sbarchi. Un approccio, il vostro, che non è solo sanitario, con la vostra professionalità posta al servizio degli altri, ma anche di umanità, e che tutti gli altri operatori a diverso titolo presenti agli sbarchi vi riconoscono, e a voi che vanno le medaglie e i riconoscimenti. L'ASP di Trapani ha adottato delle misure straordinarie e protocolli operativi per assicurare assistenza agli immigrati. Nel 2016 siamo intervenuti per 25 sbarchi, ha detto la dottoressa Loredana Colomba, visitando 10.640 migranti e svolgendo un vero filtro sanitario. Abbiamo anche individuato 10 casi di tubercolosi, ponendo delle procedure previste nei casi di malattie infettive. Cambiamo argomento, continua l'azione di vigilanza e di repressione della Polizia Municipale di Trapani per porre un freno all'abbandono dei rifiuti di ogni genere. Pugno duro del Comune di Trapani contro chi sporca strade e piazze mettendo a rischio le condizioni igienico-sanitarie. Dall'inizio di ottobre ad oggi gli agenti della Polizia Municipale hanno elevato 52 multe per abbandono di rifiuti. 9 verbali sono stati contestati a cittadini residenti nei comuni limitrofi, sorpresi a gettare la spazzatura nel territorio trapanese. L'ammenda più salata, 1.200 euro, è stata comminata ad un soggetto sorpreso ad abbandonare un contenitore in Eternit. Multati anche al mercato ittico 12 operatori che avevano smaltito scarti di pesce in spregio alle normative in vigore. Frattanto la squadra Ecologia e Ambiente, al fine di evitare, specifica il sindaco Vito Damiano, sterili contestazioni all'utenza, ha proceduto ad apporre gli adesivi nei cassonetti con le avvertenze di ciò che si può conferire nei contenitori e i relativi orari. Costruisci il tuo futuro con i corsi di inglese della Scuola Virgilio. Scopri le offerte riservate su misura per te sulla nostra pagina Facebook. Vieni a passare un test di livello e una lezione di prova gratuita. Siamo in via Bonaiuto 20, accanto alle poste centrali a Trapani. Nuovo rinvio per i liberi consorzi. Ieri pomeriggio Sala d'Ercole ha votato l'ennesimo. Le elezioni si dovrebbero tenere il 26 di febbraio. Il servizio. La conferenza dei capigruppo a Palazzo dei Normanni ha trovato un accordo ieri per l'ennesimo rinvio per l'elezione degli organi dei liberi consorzi e delle città metropolitane in un clima ad alta tensione e ad accuse incrociate.
Altri 4 mesi di commissariamento dunque, con il voto contrario di Forza Italia e dei grillini, con il capogruppo azzurro Marco Falcone che ha strigliato il presidente d'aula Giovanni Ardizzone di non essere stato nella circostanza super partes e di essere stato il braccio armato della maggioranza. Parole dure che denotano ancora una volta il clima di caos che regna nella maggioranza che sostiene il governatore Crocetta, che non riesce a fare quadrato attorno al suo presidente, che ha voluto fortemente questa riforma presentandola all'inizio del suo mandato come l'inizio del nuovo corso per la semplificazione e i tagli della politica, anticipando il governo nazionale in merito. E proprio Crocetta è intervenuto stamattina con una nota prendendo le distanze dal deliberato d'aula, fiutando che il voto sarebbe stato l'ennesimo boomerang per la sua amministrazione, accusata spesso di aver fatto troppi proclami, ma a cui non sono seguiti i fatti. Infatti, nella nota, il governatore sottolinea che il governo non presenterà alcuna proposta per il rinvio delle elezioni nei liberi consorzi. Credo che il Dipartimento Enti Locali, aggiunto Crocetta, possa chiedere una direttiva al Ministero per allineare la ponderazione del voto senza per questo rinviare. D'altra parte, non può essere il governo a proporre la legge quando l'esigenza viene avvertita da alcuni gruppi parlamentari. Se si vuole modificare la legge e si deve pertanto procedere al rinvio, le proposte di modifica devono essere presentate dall'Aula. Insomma, ancora distinguo che però non tolgono il problema politico che insiste sulla maggioranza ormai da anni, commissariando di fatto il suo mandato. Il Presidente della Regione non dispone di una maggioranza e le decisioni vengono prese non tenendo conto dei suoi desiderata, secondo i voleri e gli accordi della coalizione che lo sostiene. E la politica ha deciso, insolitamente, un ennesimo rinvio del voto, collegando il rinvio delle elezioni a un disegno di legge che apparentemente non è legato alla riforma delle province stesse. Insomma, ancora caos a Palazzo dei Normanni, senza curarsi troppo dell'illustre dirimpettaio di Palazzo d'Orleans. Il Comune di Valderice ha aderito al progetto Donazione Organi, una scelta in comune quale espressione di elevata solidarietà sociale e di spiccato senso civico di una comunità. L'amministrazione comunale di Valderice, con una delibera della Giunta, ha aderito al progetto Donazione Organi, una scelta in comune, e adesso il Comune risulta inserito nel sistema informativo trapianti, essendo il 34esimo comune in Sicilia e il terzo in provincia dopo Trapani e Marsala. Il progetto consiste nella raccolta e l'inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo del documento d'identità da parte del Comune. La manifestazione del consenso o del diniego alla donazione di organi e tessuti costituisce una facoltà del cittadino. Per chi è interessato può manifestare la propria volontà attraverso una dichiarazione su moduli predisposti. Una volta espressa la propria volontà, i dati vengono inviati ed inseriti in un archivio del Centro Nazionale Trapianti che è collegato con i centri regionali, i quali, in caso di donazione da parte di un soggetto di cui venga accertata la morte cerebrale, verificano se questi abbia ottenuto la registrazione della sua manifestazione di volontà nell'archivio informatico. La possibilità di manifestare in comune l'assenso o il diniego della donazione di organi rappresenta uno strumento efficace per incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti potenzialmente donatori. La notizia che vi abbiamo anticipato martedì relativamente alla chiusura al pubblico della casina Nasi ha creato stupore in città. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale Enzo Bruscato. Quella che da sempre è stata considerata la casa dei trapanesi resterà chiusa ai cittadini e ai visitatori. La casina Nasi e il suo giardino saranno inaccessibili a causa della mancanza di personale da parte dell'ente proprietario, l'ex provincia regionale, che trovandosi in un momento di caos gestionale dovuto alla soppressione del vecchio ente e alla nuova governance, non dispone dei fondi minimi per la ordinaria manutenzione. A raccogliere il grido di allarme è stato il consigliere comunale di Trapani Abruscato, il quale ha inviato una nota al sindaco di cui diamo lettura di uno stralcio. Sebbene consapevole che la Villa Nasi necessita di interventi urgenti di manutenzione e conservazione sotto la direzione dei beni culturali e che l'immobile
non fa parte del patrimonio comunale, ma di fatto appartiene ai trapanesi, il sottoscritto, nell'esercizio della propria funzione propositiva, ma soprattutto nell'accoglimento di una reale preoccupazione espressa da tanti cittadini, chiede di attivare tutte le procedure per chiedere in maniera urgente l'affidamento del sito Villa Nasi e sue pertinenze, di affidare con procedura urgente un servizio di apertura e controllo del sito ad un'associazione di pubblica assistenza nelle more dei lavori necessari per renderlo fruibile e di un conseguente avviso pubblico per l'affidamento della Villa Nasi e sue pertinenze ad associazioni, COP ed altri, prevedendo anche un ticket per l'accesso. Soddisfazione espressa dall'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi per i tempi di completamento dell'ospedale Abela Aiello di Mazara del Vallo, che sarà inaugurato domani pomeriggio. Assessore, diciamo che sono stati rispettati ampiamente i tempi, domani verrà inaugurata questa struttura che soprattutto è stata completamente rinnovata e riconsegnata alla città di Mazara, il nuovo ospedale, e all'interno c'è anche la prima radioterapia, e dico la prima perché una seconda ce l'aspettiamo, al Sant'Antonio della provincia. Ma è una giornata importante, domani sarà consegnato davvero di nuovo non soltanto ai cittadini mazzaresi ma ai cittadini di un intero territorio un ospedale moderno, bello, innovativo, straordinariamente attrezzato, che è aspettato da troppi decenni dai cittadini e che rappresenta davvero il fiore all'occhiello di tante realizzazioni che ci sono state in questi mesi, in questi anni della nostra provincia. La consegna dell'ospedale di Mazara del Vallo, e quando sarà portato a regime, rappresenta un tassello importante per una sanità di qualità che noi già offriamo e che intendiamo sempre di più offrire ai cittadini della nostra provincia. E poi la radioterapia, che come ricordavi, il primo servizio di radioterapia di questa provincia. Finalmente giustizia è stata fatta, è il caso proprio di dirlo, è stato riempito di contenuti il diritto alla salute dei cittadini della provincia di Trapani, finiscono quei viaggi disperati, sofferenti verso altre strutture della nostra regione, finalmente ci si può curare nella provincia di Trapani, e quindi la radioterapia sita presso l'ospedale Mazara del Vallo è il primo step di un percorso oncologico che si completerà anche con la radioterapia che ho già provveduto a finanziare presso l'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani e di cui è in corso già la progettazione esecutiva per il luogo, il bunker dove sarà realizzato l'impianto, nonché per la palazzina che è di oltre 8.000 metri quadrati che porterà un grande respiro all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, per cui il nostro sguardo è a tutto tondo, cioè riguarda tutta la provincia, la rete ospedaliera e dei servizi territoriali della provincia di Trapani saranno davvero all'altezza di ciò che i cittadini chiedono e meritano. Il trapanese Nicolò Renda, giovane medico e chirurgo prossimo specializzando in psichiatria, ha avuto il prestigioso incarico di tenere una conferenza presso l'Università di Zurigo, nella quale ha illustrato i risultati di uno studio che sta conducendo in sinergia con la stessa università sulla sindrome di Takotsubo, il cosiddetto infarto da stress. Si tratta di una cardiopatia ischemica a coronari indenni, scatenata da problemi depressivi o ansiosi, che viene posta in luce per la prima volta nel 91 dal medico giapponese che le diede quel nome, in ragione della forma che assume il ventricolo sinistro che ne viene colpito, e cioè quella di un cestello usato dai pescatori giapponesi per la pesca del polpo. Sulla patologia il dottor Renda ha anche scritto un libro, Il disturbo del panico, che lo pone autorevolmente tra i maggiori esperti della materia. Rapporti bancari e finanziari, legalità e sfera pubblica. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto ieri a Palermo a cura della Adiconsum CISL. I lavori si sono svolti per l'intera giornata di ieri e hanno visto la presenza di tutte le autorità istituzionali di Palermo e Trapani. Hanno avuto come linea guida la necessità di consentire ai consumatori di conoscere tutti gli spunti giuridici e scientifici che gli consentono di avere le idee chiare nel momento in cui si recano in banca per acquistare i prodotti finanziari. Adiconsum Palermo e Trapani hanno celebrato, per iniziativa del suo neopresidente Marco Stassi, il primo appuntamento di informazione al cittadino, grazie alla convenzione firmata con l'Università degli Studi del capoluogo di Regione lo scorso 19 ottobre.
Fra i relatori sono intervenuti vari docenti di economia e magistrati del Tribunale Palermitano. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il promotore dell'iniziativa, Marco Stassi. Deve essere un consumatore avvertito, deve conoscere principalmente, per evitare poi che il rapporto con la banca entri nella fase patologica, conosca ovviamente tutte le clausole, tutte le norme quando entra in banca per acquistare un prodotto. E qui Adiconsum, che gestisce quotidianamente a Palermo e a Trapani, così come nelle province di Palermo e di Trapani, tutte le problematiche relative ai consumatori che spesso sono vessati anche dalle banche, si impegna Adiconsum ad un'attività che sia un'attività di acculturamento del cittadino, per fare ovviamente in modo che sia più sicuro quando entri in banca e seppure la parte debole riesca in tutte le maniere a cautelarsi nella maniera massima possibile. Ma sulla grave crisi finanziaria che ha colpito in particolare la Sicilia è voluta intervenire anche il segretario generale CISL di Trapani Palermo, Daniela De Luca, auspicando maggiore apertura da parte degli istituti finanziari verso le imprese che cercano di risollevarsi chiedendo aiuto alle banche. Si è verificato purtroppo in questi anni di crisi, i consumatori non avveduti si sono ritrovati ad acquistare titoli pericolosi, ma più in generale in un momento di crisi così profonda per i nostri territori, le città di Palermo e Trapani sono città che sono state veramente particolarmente colpite dalla crisi economica. Allora è necessario che le banche, oltre ad avere un rapporto trasparente con la clientela, siano anche più aperte al supporto alla clientela, alle famiglie, ai lavoratori, ai pensionati e alle piccole e medie imprese del territorio. Si è tenuto lunedì scorso un concerto dedicato ai nonni nell'Aula Magna del Conservatorio Scontrino di Trapani, un evento organizzato dal direttore del Conservatorio, il maestro Walter Roccaro, con la collaborazione di Alberto Baiata, presidente dell'Anteas Trapani, Teresina Fodale, segretario territoriale FNP CISL Palermo Trapani e presidente Moica Trapani, e Ornella Cottone, dirigente scolastico dell'Istituto Bassi Catalano. Ad assistere al concerto gli studenti della scuola media con i loro nonni. Passaggio della campana al Kiwanis Club di Trapani tra il presidente uscente Salvatore Figuccio e il subentrante Antonio Bonanno. La presenza del LGT, governatore della divisione Sicilia 7, Enzalo Monaco, e del segretario della Federazione Europea del Kiwanis, Francesco Valenti. Il nuovo direttivo risulta quindi così composto: Salvatore Figuccio, past presidente, Diego Bono, presidente eletto, Salvatore Pollina, vicepresidente, Nicola Cammareri, segretario, Rosario Erari, tesoriere, e poi i consiglieri. E adesso una breve pausa pubblicitaria, torniamo qui ovviamente con lo sport. Belice AgriFest, terza fiera dell'agroalimentare della Valle del Belice, martedì 1 novembre a Poggio Reale. Mostre, laboratori, esposizioni e visite guidate. Ore 10, degustazione dell'infignulata mufuletta. Per maggiori informazioni telefono 0924 75 777. Eccoci adesso con lo sport, il calcio. Dopo un giorno libero, il Trapani oggi torna ad allenarsi e subito dopo torna in ritiro. Sabato la partenza per Verona, torniamo invece alla vittoria di martedì sera contro il Benevento ed ascoltiamo il capitano Luca Pagliarulo. È da un po' che volevamo sorridere a fine partita, per via di tante cose non ci siamo riusciti e oggi però abbiamo messo, oltre alle gambe, abbiamo messo il cuore in campo. È stata una vittoria voluta, è arrivata in un modo diverso che però era importante farla arrivare. Ci è venuto a trovare il ritiro e sono state delle parole da padre, quindi ci ha confortato, ci ha motivato, ci ha detto che non ci dobbiamo abbattere perché il campionato è lungo, ci vuole tutti bene, quindi il solito papà, parole che ci hanno caricato sicuramente, l'abbiamo ricambiato perché era doveroso farlo oggi. Ci abbiamo provato in queste 10 partite, ci avevamo provato in tutti i modi perché ci sono state diverse partite che eravamo lì a portarla a casa, però tanti episodi contrari che non ci hanno permesso di poterlo fare.
sapevamo che non siamo quelli delle partite scorse. È un campionato difficile, che l'abbiamo incominciato in un modo altalenante, perché alcune prestazioni sono state positive senza risultati, però è da motivare, continuare a lavorare, perché è solo quello che ci permette di fare le prestazioni come quella di oggi. Sicuramente la motivazione nel trovare, nel cercare tutti i costi la vittoria oggi era determinante. Adesso il basket, allenamento pomeridiano per la Pallacanestro Trapani. Domenica arriva Ferentino, queste invece le parole di Andrea Renzi, pivot Granata. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita, siamo riusciti a mettere insieme un buon gioco, è stata una partita tesa, tosta, e obiettivamente l'unico modo per vincere era mettere più intensità degli avversari. Ce l'abbiamo fatta per larghi tratti e soprattutto nel finale, quando siamo riusciti a mettere il naso avanti e portare a casa i due punti. È stata una bella prova, una bella reazione più che altro da parte di tutto il gruppo, e credo che insomma si possa assolutamente lavorare sereni, pensare positivo per quella che è la prossima gara contro Ferentino. E insomma, loro verranno qui per vendere cara la pelle. Credo che loro siano una squadra che ha un mix di esperienza e ragazzi giovani, quindi sono una squadra molto temibile, sono una squadra con un gioco abbastanza fresco. Credo che abbiano confermato anche molti giocatori importanti della passata stagione, per cui avranno sicuramente dei meccanismi già ben oliati. Io credo che sarà una partita molto tosta. Dovremo sicuramente fare un buon gioco in difesa, cercare di portarla a casa come abbiamo fatto contro Casale nei minuti finali, perché sicuramente sarà una partita tesa per tutti i 40 minuti. Speriamo di dare continuità ai risultati dopo questa buona vittoria in trasferta a Casale. Ecco. Sabato a Valderice in piazza Cristo Re si svolgerà il primo torneo Braccio di Ferro Città di Valderice con il patrocinio del Comune. Dalle 14.30 alle 17.30 si provvederà all'iscrizione, al controllo peso degli atleti e alla spiegazione del regolamento arbitrale. Alle 17 invece prenderà il via la gara. Ad organizzare la SD Kenotani Trapani del maestro Gaspare Craparotta. Nello staff tecnico arbitrale figurano Vincenzo Testagrossa e Antonino Miceli. E adesso chiudiamo con gli appuntamenti. Questa sera alle 20.30, alle 23, Wally Cammareri in Agorà intervista i fratelli Vincenzo e Giacometta Marrone d'Alberti, pianisti trapanesi di fama internazionale. Invece alle 21.30, a mezzanotte 15, per Babele le grandi storie, Enzo Tartamella ospita il campione del mondo di tiro a volo trapanese e armieri, Giuseppe Aleo. E adesso pubblicità per noi, ma torniamo qui in diretta con la nostra seconda edizione del TG. Thank you.